Semplicemente questo, io ho sempre fatto un miliardo di elogi ai miei giocatori perché li stimo tantissimo, ma oggi hanno fatto una partita che non dovevano fare, perché non si può concedere, pur con tutta la sua bravura e la sua dignità di squadra, 5 pale gol al Napoli, ma non per problemi difensivi, per problemi in tutte le zone del campo, perché si gioca con leggerezza e si pensa che il risultato arrivi così, perché come grazia ricevuto. Non è così. Non è così, e nessuno più di noi lo sa, perché noi tutto quello che ci siamo conquistati, ce lo siamo sempre conquistati con grandissima determinazione e grandissima concentrazione, e soprattutto quella, e cose che oggi non sono state nella mia possibilità, e di questo mi assumo tutte le responsabilità, e basta. Il peccato di leggerezza della Juventus, per usare la stessa espressione di Marcello Lippi, è riassumibile in 5 immagini. A partire da questa traversa colpita da Bellucci, che lascia il segno e lascia i dubbi. La capolista vince soltanto una volta nelle ultime 7 partite e, nonostante il traino di Del Piero, anche ieri protagonista di almeno 60 minuti fuori classe, non riesce a ritrovare l'intensità di gennaio. Sicuramente l'assenza di Ferrara, sommata a defezioni come quelle occasionali di Giuliano e Torricelli, sottrae sicurezza all'azione difensiva e su queste basi matura il pareggio del guizzante Turrini. Quando Zidane si spegne e Inzaghi non si accende, come contro la difesa del Napoli, il centrocampo offre un rendimento buono ma non ottimo, e l'unica novità scaturisce dal talento del precoce Salaceta. Al di là del gol di Protti, comunque, ha ragione Lippi quando insiste sull'aspetto caratteriale, perché la grande risorsa della sua Juventus resta l'umiltà che cancella qualsiasi assuefazione alle vittorie. È una partita che avete sottovalutato? No, penso che sia stata una partita dove abbiamo sbagliato di testa soprattutto, non nel sottovalutare ma in tante altre cose, quindi sicuramente sbagliata senza nulla togliere i meriti del Napoli, che ne ha avuti tanti, però noi abbiamo commesso più di un errore, però l'errore principale è stato proprio quello di testa per questa partita, e dobbiamo rendercene conto e superarlo naturalmente. Ma io devo dire che bisogna fare soprattutto i complimenti a Napoli, che ha giocato con molta attenzione, con non riesco a capire come faccia a avere così pochi punti in campionato. Il Dino è stato pareggiato dalla partita di Cagliari, questo è importante, vedi? In 10 abbiamo pareggiato la partita con la Juve e questo è l'importante, dice Montefusco al portiere Taglialatela, ricordando l'espulsione di Goretti sull'1-2 che avrebbe potuto chiudere l'incontro. Non sappiamo che peso avrà il pareggio nella lotta per la salvezza. Ignoriamo quante speranze possano essere tenute in vita, ma di certo i 41 punti di distacco dalla capolista sono sembrati ieri pura realtà virtuale. Guarda, devo stare tranquillo, perché noi già, se avete visto la partita di Milano 2 settimane fa, la stessa cosa, il Napoli ha perso, ma non dovevamo perdere, l'ha detto tutta la stampa italiana, per cui questo Napoli sicuramente fino alla fine lotterà per fare il proprio dovere.